Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo delle nappine, un piccolo accessorio ma che può rendere molto molto particolare e speciale un capo, un accessorio. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio cosa utilizziamo per fare le nappine. Ed eccoci arrivati dunque a vedere i prodotti che ci servono per poter realizzare le nostre nappine. In questo progetto utilizzerò il maker della Prim, gli infilaghi, gli aghi da lana e la nostra forbice. E in più utilizzeremo come filato il nostro chuck colore rosso. Vediamo subito il maker della Prim come si presenta. Prima di tutto qui all'interno troverete tutte le istruzioni che vi indicano un po' quello che io ora vi farò vedere. Questo maker serve per poter realizzare delle nappine con delle diverse misure, 5 cm, 7,5 o 10. Per farvi vedere il tutto utilizzeremo questo da 10 cm. Quindi noi prenderemo la lana e la andiamo a lasciare su questa base di sotto. Utilizzate sempre questo lato di qua perché è molto più semplice girare e riempiamo completamente il nostro maker. Quando saremo arrivati al punto di avere una grandezza della nostra nappina che a noi ci è grata, possiamo tagliare il filo in eccesso, poi posizioneremo un ago, prendiamo un ago da lana. Avendo infilato il nostro ago, andiamo nella base di sotto, prendendo tutti quanti i fili in questo modo e faremo semplicemente un nodo. Vi do un consiglio: nel momento prima che fate il nodo, cercate di spostare il più possibile la lana verso di un lato, in modo che verrà un nodo molto molto più stretto. Dopo aver fatto il nostro nodo sopra, andremo a inserire la forbice nella base sotto, prendiamo tutti i fili. Qui non importa se siete precisi o meno nel taglio, state pur tranquilli perché dopo questo attrezzo vi dà una possibilità in più. Abbiamo tagliato la nostra nappina. Ora prendiamo questi due filetti, che sono la parte che abbiamo legato prima, alziamo e lo facciamo passare attraverso il nostro buco in questo modo. Teniamoci un'altezza di un centimetro, così. Prendiamo un altro pezzo del nostro filo, andremo a legare qui intorno in questo modo. Tenendo l'accortezza di avere una dimensione differente, qui di 10 cm e su quest'altro lato di 20 cm. Stringiamo. E stringiamo. Una volta che abbiamo fatto il nostro nodo qui, all'interno del collo, tiriamo su la nostra nappina arrivando fino al punto dove ci sono le irregolarità. Qui prendiamo la forbice e andando lenti lenti qui nel tagliare, tagliamo i nostri fili in eccesso, in questo modo. Ora la nostra nappina si presenta in questo modo. Adesso dobbiamo prendere
la parte più lunga del filo, quindi questa da 20 centimetri che abbiamo lasciato in precedenza, e andiamo a rotolare intorno la testa scendendo sempre un po'. Eccoci qua. Adesso procediamo con l'infilare nuovamente il nostro ago da lana e semplicemente andiamo a chiudere la nostra nappina infilando all'interno di essa il filo che manteneva, in questo modo. Ora con quest'altro filo che ci è avanzato continuiamo a girare stringendo e facendo la stessa operazione. Infiliamo all'interno, tiriamo fuori, così rimarrà bloccato. Ed ecco qui la nostra nappina. Ultima cosettina da fare, andiamo a tagliare i due fili in eccesso che servono per chiuderla sopra. Ed ecco qua la nostra piccola nappina. Con un po' di fantasia vi faccio vedere un'altra bella cosa. Ecco cosa può uscire. Un portachiavi fantasmino. Basta un portachiavi, due occhietti mobili e giustamente la vostra lana. Ma un'altra cosa che si potrebbe fare ancora più particolare, eccola qua. Questa io l'ho realizzata con una semplice catena, dei piccoli charms, delle perline e il nostro Andy. E voilà, il gioco è fatto. Allora, come avete visto, è molto semplice fare le nappine con questi attrezzi e soprattutto anche molto preciso. Quindi io, come sempre, vi dico di mettere un like se vi è piaciuto, seguirci su tutti i nostri social e soprattutto anche sulle altre rubriche come il condivision e il news, che il news ci saranno tantissime altre novità perché stiamo arrivando vicino all'estate, quindi con Sandra, Valentina, con Rosaria, con tutto lo staff di Tessiland. Quindi io adesso vi voglio salutare, un attimo solo, vi faccio salutare anche dalla mia compagna. Alla prossima, ciao!